Allora, siamo qui nella sala mix del centro sperimentale dove è stata effettuata tutta la lavorazione sul suono, diciamo dalla registrazione delle musiche al missaggio del film, al missaggio del trailer che sta per procedere. Professor Savina, qui sta con dei suoi allievi che hanno lavorato al film, manca soltanto Gianmarco De Candia che è l'altro fonico di presa diretta, e poi ci sono tutti, tra fonico di presa diretta, fonico delle musiche, fonico di mix con l'assistente. Professor Savina, ci spieghi un po' questo procedimento che avete usato in questa sala per registrare le musiche? Le abbiamo registrate in maniera, chiamiamola, naturale, quanto che tutti gli strumenti, se non erro, sono stati presi, è ovvero, sono stati presi dal vivo, batterie ritmiche, solisti, chitarre, eccetera, con una enorme quantità di tracce che sono state poi montate, editate, premixate in funzione dei dialoghi, in funzione dei momenti del film, dell'emozione che devono dare, eccetera. Fatto questo, sono state nel contempo, si lavorava su tutti gli altri suoni, sulla presa diretta, sugli ambienti che servivano e questo hanno lavorato, sono stati utilizzati sia i suoni registrati durante la presa diretta come gli extra suoni, cioè suoni non perfettamente asincrono, ma suoni ambientali, suoni che dovevano dare dei riconoscimenti ai mari, cieli, nuvole, venti, eccetera. E dopodiché si è giunti al montaggio, alla fase di mixage, dove su questo tavolo tutti i singoli ingredienti, ognuno di questi canali è un ingrediente, è stata eseguita la sinfonia dei suoni, nel senso che muovendo più o meno queste manopole in funzione alle necessità, i suoni sono stati miscelati fra di loro per dare quello che serve al film, potenza, emozioni, profondità, dramma, gioie, eccetera, eccetera, con tutti i problemi che riguardano noi, che sono i problemi antigioia, perché sono da muovere circa 50-80 manopole, più o meno contemporaneamente, memorie che incidono, riportano, fanno, muovono. Insomma, un bel lavoro che è durato, credo, un bel po' di giorni, no? Fra musiche, cos'è, più o meno una settimana, Musica è una settimana. più o meno una settimana. Poi Sì. c'è il montaggio della presa diretta, che è stato un lavoro altrettanto lungo, e il lavoro di mixage, che è stato Sì. Sì, un paio di settimane, no, sono 5 giorni. Tre, perché 2, 5, diciamo 5-6 giorni, sì. dobbiamo mandare la fattura a casa, che stai calando così. No, mi ricordo bene, No, 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 ma fra la Tra preparazione la preparazione, morale, pratica, attuale, certo. risentire, rifare, proiezioni, insomma, è stato un certo lavoro di impegno, adesso 1 o 2 settimane, che sono lavori che pochi sanno, che porta via tranquillamente un mese di lavoro. Certo, no, è Un stato mese fatto tutto molto veloce, con qualità, ovviamente, diciamo, Oltretutto badando a tutti. hai avuto una fortuna che vicino a dei giovani allievi come l'assistente a tutte le registrazioni, al mixage, il buon signore laggiù, ecco, tu hai avuto la possibilità di avere il top degli allievi prodotti da questa scuola a tua completa disposizione. Quindi diciamo questo procedimento di registrazione delle musiche, diciamo, è come dire, per definirlo, un po' più naturale, più diciamo legato alla natura del film. Allora, la domanda io la giro a chi l'ha fatto, perché meglio di lui non può sapere. Io so cosa ha fatto, so come l'ha fatto, so che l'ha fatto bene, ma prego. Sì, diciamo da un punto di vista tecnico, è completamente diverso dalla solita ripresa degli strumenti a livello discografico, essendo comunque il film un prodotto cinematografico è ambientato comunque, deve essere comunque ambientato in una sala, quindi c'è bisogno di aria, di spazio e quindi gli strumenti sono stati ripresi con delle tecniche particolari che riportano poi lo spettatore ad avere la stessa sensazione come se fosse nella sala musica ad ascoltare la stessa musica eseguita dai musicisti. Mister Gaggioli, Riccardo Gaggioli, eccolo qua, vai. A Ischia, quali sono stati i problemi proprio legati alla ripresa del suono in diretta, diciamo, che tu ricordi? Guarda, che più che di problemi, che sono stati superati tutti, diciamo,
in una maniera molto brillante e veloce, nonostante i tempi di ripresa erano comunque molto stretti. E credo che sia il merito sia non solo mio e di Gianmarco, ma proprio di tutta la troupe, che comunque ha aiutato molto il nostro lavoro, fermando le macchine di continuo nel mese di agosto di Ischia, quindi un gran via vai. Sai, musica live, sì, fermate di continuo, e comunque poi, ecco, contro le intemperie. E sul profumo dei sapori, come li hai registrati quelli? Quello, sì, quello è un po' una buona tavola. Un suo segreto, insomma. Il suo segreto.